Bentornati sul canale di Access 00, bentornati a un nuovo episodio di Cornucopia. Allora, andiamo un po' a vedere fuori, dopo è un nuovo giorno, vediamo un po' se le piante hanno iniziato a crescere. Chi sei? Via dalla mia fattoria! Scusi, Accidenti! Dovresti essere più gentile con gli strani con i capelli grandi, è tipo Gandalf, sei, anche no. E pensare che sono venuto qui per aiutarvi. Sto solo scherzando, dai. Che sollievo! Mi hai fatto davvero impazzire. Ok. Ok, allora. Vedo che hai piantato 5 semi. Un numero superbo. E sono germogliati piuttosto bene, in effetti. Continuate a lavorare bene. Mi assicurerò di tenere d'occhio i tuoi progressi. Ok, va bene, grazie. Dov'è andato? Vorrei sapere anch'io. Non ne ho idea di dove sia andato, ma quello che devo fare oggi è iniziare a leggere le lettere, quanto pare. Apertura della casetta della posta. Rufus, certo, potrei farvi visita, ma chi potrebbe resistere al fascino antico delle lettere? Avrete presente quelle allettanti missioni sul lato destro dello schermo? Sono il vostro biglietto d'oro per una fattoria fiorente. Riportiamo questa vecchia fattoria all'oasi vivace che era un tempo. Guardate cosa ho trovato nel mio capanno degli attrezzi. Cappana, masso raro e... un'altra cosa in fondo, non ho visto cos'era. Sarà sicuramente più utile a un casalingo in erba come voi. Oh, mi è quasi passato di mente. Il festival della semina di primavera è proprio dietro l'angolo. Il 5 a Seedling Square. Non vedo l'ora di vedervi lì. È il palcoscenico perfetto per fare il tuo debutto tra gli abitanti della città. Kerrin, tieni duro, Rufus. Fischietto? Passate questi fischietti per animali smarriti. Se dovessero smarrire il loro animale domestico, potrebbero essere utili. Fate sapere loro che di tanto in tanto li teniamo in magazzino al Veggie Barn. Ok, va bene, grazie. Ancora lettere? C'è altro? Stanley, benvenuti nel quartiere. Spero che tu sia fortunato. Al secondo piano della sala giochi ci sono dei distributori automatici che vendono ogni genere di cose. È la mia piccola attività secondaria. Oh, ragazzi, non vedo l'ora che proviate questo gratta e vinci. Ok, va bene, sto praticamente investendo nella vostra fortuna perché so che vi scatenerete e ne comprerete un mucchio, ma anche no. Mai, mai, non mi avrete mai. Sono sicuro che vi vedrò in giro per la città, buona giornata. Ok, quello che devo fare io adesso, cosa principale, è aprire lo zaino. Non c'è il cibo per cani? Non l'ho rifatto! Maledizione, l'ho rifatto! Sti fischietti, allora... prendo due cose al volo. Si usa per chiamare a sé proprio animale domestico. Ok, questa la tengo. Canna da pesca. Volevo provare a pescare oggi. Questo non so che cos'è. L'ammasso raro. Ok, perfetto. E una lente di ingrandimento. Che teniamocela qui, che si sa mai. Allora, ok, bomba a tempo anche no. Annaffiatoio. Mettiamo l'acqua. Poi andiamo a prendere il cibo al nostro cagnolino. Posso prenderne un po'? No, va bene, d'accordo. Ok, prendiamo tutto. Poi mettiamo qui il cibo stavolta. Non mettiamoci le bombe, che è il caso. Riposizioniamo in magazzino il cibo per cani. Ok. E pacchetto carta missione. Un mistero che aspetta di essere aperto. Che cos'è? Come lo uso? Ancora! Allo zaino. Ah, qui, quindi questo così si mettono così. Ah! Per fare veloci a spostare le cose. Bello. Ok, ok, ci sto prendendo la mano. Clic destro per sostituire da una parte all'altra. Per aggiungere la pila a cestino. 25. Quindi sarebbero 25, ma non ho idea di come usarli per ora. Coltivare e raccogliere 5 ortaggi. Noi dobbiamo aspettare. Quindi quello che volevo fare io, dicevo oggi, è usare un po' la falce per prenderci un po' di aggeggi. Semi e quant'altro. Fare compost e magari sistemare altri semi. Perché no? Penso ne abbiamo ancora. Quindi, anche perché poi dovremmo ripulire pure sta zona, no? Perché fa un po' schifo obiettivamente con tutta sta sterpaglia in giro. Quindi ripuliamo un attimo, teniamola pulita. Che schifo non ci fa. Ora è possibile creare ruota da cucire. Ma che figata è questa? Aspettate. Questo mi ha fatto la link. Ok, che cos'è? Congratulazioni. Scegli il premio. Nuova acconciatura. Miniaturizzare. Cache di bombe. Allora, vorrei questo, ok? Però devo scoprire che cos'è questo. Perché siamo diventati piccoli? Why questa cosa? Come facciamo a uscirne di qui? Come facciamo ad uscirne?
Bellissimo, intendiamoci. Perché questa situazione? Perché? Ora è possibile piantare alberi di frassino? Ok, perfetto. Quindi è momentanea la cosa. È possibile creare la sega? Parte meccanica, albero da frutto misterioso, pezzo di cornucopia casuale. Cos'è? Frammento di cornucopia 14. Mi sta dando roba, io al momento non so che cos'è, ma è tutto molto bello. Non lo so perché, ma lo scopriremo poi piano piano. Io intanto devo ripulire sta zona. Poi inizieremo a costruire un po' di oggettini che ci hanno dato, eccetera. Vendere della roba, perché vi ricordo che ogni giorno alle 6 passa il tizio a prendere cose. In teoria il nostro animaletto è a posto. Però progetto sbloccato fornace. Aumento di velocità, nuova acconciatura finché non dormi. Allora questo preferisco, perché abbiamo visto che gli altri sono tutti momentanei, non sono permanenti. Ma qui dentro che c'è? Allevamento. Accoppiamento. Metti insieme un animale maschio e una femmina dello stesso tipo. Dare da mangiare alle noci. Alle noci? Dai loro delle noci per aiutarli a fare un bambino. Ah, quindi qui invece che con Minecraft che abbiamo il grano, qui facciamo o i semi a seconda dell'animale, qui usiamo le noci. Va bene. Allora, l'animaletto femmina rimarrà incinta. Ok, dopo un po' di tempo nasce un nuovo cucciolo. Avrà le caratteristiche di entrambi i genitori e anche quelle delle noci che gli hai dato da mangiare. Quindi dovremo stare attenti alle noci che gli diamo. Ma questo coso celeste cos'è? Bellissimo. Utilizzare questi passaggi per ottenere un nuovo cucciolo. Ok, va bene. Per ora noi non abbiamo animali, quindi va bene così. Ma qui che c'è? Artigianato. Ah, e cosa possiamo costruire quindi? Schema di sega 325, ruota da cucire. Mi manca un lingotto di rame però per fare questo. Vedete? Un lingotto di rame. Poi abbiamo livelli di abilità. Ramo dell'estrattore di semi. Le abilità. Ricetta dei semi di radice selvatica. Quindi se completiamo il livello il premio è questo. Ricette degli alberelli, schema dell'irrigatore. Giardinaggio, pesca, combattimento, bombe. Abbiamo le abilità bombe. Figata pazzesca. Pets, ancora non ne abbiamo. La mappa. Oh, cavolo. Oh, mio Dio. Mister Mochi, ma è un gatto. È un NPC questo gatto, bellissimo. E qui c'è Munger. Qui siamo noi. Monger, come lo volete chiamare. Quindi Anastasia, Lindsay. No vabbè, completista, quindi abbiamo l'elenco della pesca, del giardino, delle raccolte e delle miniere. Faccio vedere perché l'altra volta non l'avevo mostrato. E qui c'è l'elenco dei personaggi. Adderly. Single, credo. Non singolo, ma è singolo, è scapolo. 132 anni. Mulino a vento del mago. No vabbè. Ma questo è epico. È epico. Sta cosa è epica, è enorme. E qui abbiamo un altro magazzino? No. Scusi, chi si è... Ah, Rufus, ok. È spawnato insieme a me. Ho detto, ma che fine ha fatto? Oh, stelle, questo posto è semplicemente pieno di potenziale. Assolutamente delizioso. Il tocco di tua donna può davvero fare miracoli. Speravamo di trovarvi qui, pronti per la nostra grande sorpresa. Preparatevi a rimanere a bocca aperta, perché abbiamo una grande sorpresa per voi. Rose è la moglie di Rufus. Una delle nostre galline ha recentemente avuto un pulcino e abbiamo subito pensato a te. No, ci danno il pulcino! Dai, le galline, le coccò, bellissime! Ricordate di dare da mangiare al piccolo ogni giorno. È fantastico, grazie mille, me ne prenderò cura. Speravo in una mucca, ma anche un pulcino meraviglioso. Non sono sicuro di essere pronto per questo. Un pulcino mi sembra un po' troppo da gestire. No, no, va benissimo, fantastico, è fantastico. È un piacere per noi. Sappiamo che sarai un ottimo custode per questo piccolo. I polli sono creature straordinarie, vi seguiranno ovunque andiate. Inoltre sono dei piccoli aiutanti fantastici. Sono in grado di spaccare rocce I polli? Stiamo parlando di polli? Sono in grado? Bene. Quelli di Zelda sono delle pippe in confronto. Di spaccare rocce, abbattere alberi e persino dare una mano in battaglia. Sembra incredibile, vero? Vi divertirete molto insieme. Sono sicuro che riuscirete a trovare un nome appropriato per il pulcino. Ah, e un'altra cosa che stavo per dimenticare.
Gli animali apprezzano molto una bella spazzolata ogni giorno. Devo andare a controllare il forno. Ci vediamo più tardi, tesoro. Ma è bellissimo. Compagni animali. Gli animali domestici sono compagni straordinari che possono fare molto per voi. Possono aiutarvi nelle faccende della fattoria, proteggervi nelle battaglie e persino gareggiare. Ci siamo, ok. Ricordatevi di prendervi cura di loro, dando loro da mangiare e spazzolandoli. E godetevi tutte le cose fantastiche che possono fare. Bellissimi, guardate voi. Ah, hanno proprio delle loro abilità e quant'altro. È un Tamagotchi in miniatura. Fantastico. Sinistra, dare da mangiare, spazzolare e farsi seguire dal proprio animale domestico. Destra, comandare dal tuo animale domestico di raccogliere risorse o attaccare un nemico. No, vabbè. Datele un nome. Come faccio a dargli un nome? Cic, qua su. Clicca per impostare il nome dell'animale. Chiamiamolo... Pucci. Pucci. Nostro Pucci. Ok. Vai così, Pucci. Cosa abbiamo qui? Clicca per impedire all'animale di assistere il giocatore. No. Clicca per impedire all'animale di seguire. Clicca per aprire e chiudere le statistiche. È una femmina. Quindi è gallina. Fame 3, felicità 75 di 100, giorni di vita 0. Giustamente, è nato tipo oggi. E qui cose che dovremo scoprire. Cibo preferito, cibo non gradito. Potere sconosciuto, buff capacità, debuff capacità, abilità speciale. No, vabbè. Cioè, qui siamo oltre proprio, eh. Ma posso spazzolarlo in qualche modo io? Cioè, mi ha dato nell'inventario qualcosa per spazzolare. Eccolo qua, la spazzola. Devo posare tutta sta roba! Spazzola. Oh, addirittura un achievement. Brasci brasci. E un'altra, dai. Così almeno è felice, magari. Magari ora la felicità è aumentata. Io non volevo... No. Mi dai... qualcosa per vedere le statistiche. Grazie. Io ho cliccato qui. Non volevo impedirgli di seguirmi. Volevo vedere le statistiche. Felicità 80. Era 75. Ve lo ricordate? E quindi ora mi segue. Ma anche fuori? Dai! Che carino! E quindi se lo mando... Non ci credo. Beh, è un cavallo. Ci spacca tutto. Anche le rocce. Il becco di adamantio. Bellissimo. E il legno? Sì, sì, lui spacca tutto. Tra l'altro fa prima di noi a fare ste cose, quindi bene. Volevo raccogliere questo coso, non si può? Va tenuto premuto il tasto sinistro. Ok, fibra vegetale, margherita e elicantropo. Allora, prima di fare cose, diamo una spazzolata al nostro amico. Posso spazzolarlo? Contento. Ok. Benissimo, almeno è felice anche lui. Scusate, che faccio? Lo lascio da solo? Anche no. Volevo depositare un po' di cose, perché qui se no veramente non ci... Non ce la facciamo più. Come faccio a depositare le cose che ho nell'inventario? Getta gli oggetti nel capannone. Aggiungi... Ah, ok, allora, aspetta. La citronella... No, allora questo lo mettiamo qui. Carbone per ora lo mettiamo qui. Alberi di noce. Io sta roba la volevo piantare. Si può piantare in qualche modo? Semi di cipolla. Ok, allora prima di fare qualsiasi cosa, abbiamo della pietra. Va bene? Abbiamo pietra. Quindi prendiamola. Perfetto. Usiamola nella fornace. Quindi 58. Ok, va bene. Possiamo aspettare tranquillamente. No, l'inventario. Abbiamo dei legni. Usiamoli. Ok, ne possiamo mettere 4 alla volta al massimo. Ma io in teoria posso costruire forse un'altra di queste, giusto? Ah, ce ne voglio 25 di tronchi. E 3 di carbone. Di compost, addirittura ne posso fare un altro? Progetto di bidone per il compost. Crafter. Ok, dove me l'ha messo?
Tumblr? Aspettate, che qui è più problematica del previsto la cosa. Ho contenitori di compost, eccolo, quindi lo mettiamo al posto dell'annaffiatoio che al momento non ci serve. Ale, come non ti serve l'annaffiatoio? È giorno e non hai annaffiato le nuove... nuove semine, togliamoci le bombe di lì prima che vada a finire malissimo. Ok, ora ci siamo. Ora va bene. Contenitore del compost, lo mettiamo qui. E questo che cos'è? Un tumbler. Mettiamolo qua. Che cos'è il tumbler? Aggiungi un cluster al processo? No, no, non volevo, scusa, ho sbagliato. Però come vedete è molto semplice fare le cose. Un blocco quindi? Forse devo prendere uno di quegli ammassi? Un mistero avvolto in enigma all'interno di una roccia. Apilo per scoprire cosa c'è dentro. Può rotolare. Secondo me va usato qui. Sì, sì, guardate. Vedete, va usato qui. E ne posso usare solo uno alla volta in questo caso. Figata. Bellissimo, bellissimo. Ma qua giù cosa c'è? Perché io l'altra volta non ho esplorato niente. Tipo, secondo me qui si può pescare. Tipo. Ah, il gancio sarebbe, presumo, la... l'esca. No, io vorrei un ve... ma non ho mica vermi io qui, vero? Ho dei lombrichi, in teoria. Come li faccio ad utilizzare? Esca da pesca? O per alimentare pucci? Forse dovrei dargli a pucci prima, magari. Prima di tutto diamola a pucci. Non aveva tanta fame, ma insomma, meglio così. Quindi ci vuole l'esca. E dai, proviamoci. Uno lo usiamo qui, allora. Cosa ho fatto? Drop zone? Cosa ho appena usato? Cos'è questo pacinco? Per vedere cosa si pesca? Ma è tipo un minigioco, quindi, per vedere cosa peschi? Ok, non ho ben capito come funziona, penso ce lo spiegherà lui poi, ma è bellissimo. È una figata sta cosa, è un gran casino, ma è troppo bello. Quindi, quello che volevo fare era prendere questo carbone, perché ora abbiamo due, vediamo un po' l'artigianato. Per creare un'altra fornace ci vogliono tre di carbone, quindi ho bisogno di fargli fare altro... altro carbone, con le pietre. Dove ho messo le pietre? Ne avevo 20.000. Benissimo. Qui abbiamo delle cose da aprire. Io prima ho sbagliato, per esempio, per questi gratta e vinci. Come funzionano queste cose? C'è scritto premere F per aprirli. Quindi F. No. Sì, ok. Scegli una conchiglia. Ricevuto. Non vedo dove li mette. Questo cos'è? Zappare più fossili, scheda ricevuta. E questo... ma come, già le 6? Ma come già le 6? Vabbè che abbiamo i soldi, non è un problema. Ma non volevo che fossero già le 6. Pacchetto carta missione, non... vabbè. Missioni varie, scheda ricevuta. Ricerca di animali, scheda ricevuta. Ma ci sono delle schede da qualche parte? Perché io qui non ho niente praticamente. Ordina per tipo, per valore. Cestina gli oggetti. Aggiungi tutti gli oggetti allo stoccaggio. E getta gli oggetti per spostarli nel capannone. Quindi dovunque siamo non importa essere nel capannone. Se noi usiamo questa freccia possiamo buttare gli oggetti. Questa è una figata pazzesca. Menù delle carte. Ah ok, consumiamo. Che cos'è? Ok. Penso che non vinceremo mai niente. No reward. Vinto bacche di Akai. Yeah, abbiamo vinto le bacche di Akai. Questo che cos'è? Un altro gratta e vinci di tipo diverso, perché è conchiglia. Oh, ho vinto un tashmarino. Mi chiedete che cos'è il tashmarino, ma va bene. Zappare più fossili. Giorni rimanenti 7. Ricerca di mostri. Tempo di effetto rimanente 7 giorni. Ricerca di animali. Tempo di animali curati. Quindi sono tipo missioni queste.
e le posso mettere qui per renderle attive. Io per ora non le metterò assolutamente lì, perché non ho idea di come usarle ancora, sono all'inizio. Però quindi possiamo avere delle missioni, cavolo che figata. Allora, prendiamo un attimo la zappa. Ok, poi ci piantiamo le bacche. Posso piantarcele qui? No, ma io dovrei avere dei semi, se non erro. Semi di cipolla, per esempio. E ha un touch marino e questo affare che costa... Boia, 2,60! Urca! 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 Cavoli! Preziosissimo! Allora, prendiamo i semi di cipolla e piantiamoli qui. Dopodiché annaffiamo la zona. Ok, il compost lo posso usare anche dopo? Sì. Va bene. E com'è ora? 10 di azoto, 7 di fosforo, 9 di potassio, 1 di bioattività. Non ho guardato la cipolla di cosa aveva bisogno. Però va bene. D'accordo, qui abbiamo fatto altro. Ora, prima di andare verso il letto, vorrei mettere un altro ammasso e altre pietre in cottura. Qui abbiamo anche delle assi, tra l'altro, già fatte. Cioè, da fare. Ottimo. Allora, così almeno magari fa durante la notte. Non so se possiamo risparmiare tipo un po' di tempo, no? A fare questa cosa. Dovrei avere anche, esatto, queste per fare un po' di compost. Benissimo, come vedete, serve e funziona. Ok, ok. Allora, andiamo. Ma lui non mangia? Ti do delle bacche. Ah, gli è piaciuto! Che piacevole sorpresa! Grazie per la vostra generosità. Prego, prego. Sì, si figuri. Va bene così. E non... Ah, ci segue anche a casa il pulcino. Come aggiungere combustibile? In che senso? Cioè, possiamo accendere il camino? No! Non so che cosa serva, ma è troppo carina! Troppo carina questa cosa. Per usare la stufa? Quello per la cucina. Per cucinare le cose. Porca miseria. Anche qui abbiamo bisogno del tutorial. Andiamo a letto. Ok, sleep and save. Svegliati! Ci hanno detto che c'è posta per noi. Quindi intanto il caminetto l'abbiamo acceso. Si sa mai. Semi a che punto sono? Che è successo? Stick to the process, refine... Ah, abbiamo raffinato 10 volte. Ok, qui sta crescendo la roba. Qui sta crescendo la roba, ci siamo ragazzi, ci siamo. Piano piano ci arriviamo. Piano piano ce la facciamo, grandissimi. Sì, durante la notte quindi servono... Ah, si sbloccano da sole queste cose durante la notte. Vanno avanti da sole il processo, bellissimo. Rufus, sì, sta andando tutto bene. Ricordate che il vostro piccolo amico pulcino vi accompagnerà in ogni avventura e i nostri amici piumati sono sempre pronti a dare una mano. Gli animali amano la routine, si sentono più felici e mangiano meglio quando sanno di avere un rifugio accogliente in cui appollaiarsi ogni notte. E non perdetevi il divertimento di nutrire e spazzolare il vostro partner peloso. A proposito, vi siete già imbattuti nella nostra vivace casa d'aste? È un luogo entusiasmante per lo scambio di animali di ogni tipo. Un vero e proprio bazar. Doveste assolutamente partecipare al divertimento. Come ci andiamo? Camelia. Ciao nuovo contadino, ci farebbe piacere se passassi presto dal nostro piccolo negozio di giardinaggio. Io e mia figlia possiamo iniziare a insegnarti la raffinata arte della coltivazione degli ortaggi. Basta coltivare, seminare, annaffiare e raccogliere. Facile come 1, 2, 3. Spero questo vi aiuti a iniziare. Irrigatore, semi di lattuga e concime. Un irrigatore? Che cos'è un irrigatore? Perché questo è un blueprint, ormai sto iniziando a capire queste cose. Quindi questo è un irrigatore. Abbiamo 5 vermetti che daremo da mangiare al nostro amichetto adesso. Cioè, signorino, no, non ce l'ho messi. No. Scusi, tenga. Cosa ho fatto? Ho premuto E per sbaglio. Io non smetterò mai di premere E. Posso piantare qui un albero, tipo? Beh... Sembra di sì, però non saprei onestamente. Vabbè, via via prenderò la roba che mi serve, eh. Ok. Questo che cos'è? Semi di lattuga? Posso piantare semi. Dovrei dare anche il cibo al cane ora che ci penso. E devo stare attenta a cosa premo.
perfetto. Magazzino, il cibo al cane, ragazzi, è fondamentale, fondamentale. Fondamentale, pressoché importantissimo, perché sennò quello si arrabbia, poi ci smozzica e mangia noi. Quindi anche no. Tra l'altro, io dovrei avere la spazzola qui con noi, perfetto. Spazioliamo il nostro pulcino e spazioliamo anche Munger. Munger, Munger, com'è? Ora è possibile inserire Munger nella cuccia per cani? Che è questa? No. Credo che questa sia la zona. Ok, come faccio a mettercelo? Ci va da solo, immagino. Non disturbatevi a dire a nessuno che posso parlare. Finirai chiuso in una stanza imbottita e io non avrò la cena. Abbiamo scoperto il suo compleanno? C'è una tale pletora di profumi allettanti e di angoli intriganti da esplorare in questa fattoria. Direi che hai ragione. Forse con la lente di ingrandimento potrei scoprirlo. Bah. Per ora facciamo solo una cosa. Prendiamo la nostra zappa. Perfetto, che abbiamo aumentato qui. Parte meccanica, mini animale domestico, piccolo. Nuova acconciatura, no, la parte meccanica ci serve di più. L'altra è tutta roba provvisoria. Quindi non è quello che ci interessa. Allora, le lattughe io ce le ho già qui. Quindi piantiamole tipo qui. Hanno bisogno di fosforo. Maturano in 5 giorni. Preferiscono la stagione primaverile. In teoria noi siamo in primavera. Quindi 10 fosforo. La zona con maggior fosforo è questa praticamente. Questa qui. Quindi mettiamola qui. Ok, annaffiamo. Perfetto. L'abilità speciale del fettoio è pronta? Cioè tipo farò così? No, non capisco. Ah sì, ok, annaffia zona. Giusto, giusto, giusto. Bellissimo. Ok, le lattughe sono a posto. Ora, che cos'è l'irrigatore? Fa da sé? Direi di sì. Quindi annaffia lui e non ho bisogno di annaffiare io. Ma alla grande così. Perfetto, ragazzi. Perfetto, perfetto. Allora, facciamo una cosa. Per questo episodio noi ci salutiamo. Abbiamo visto diverse cosette da fare. Abbiamo fatto diverse cosette. Abbiamo visto diverse cosette. Nel prossimo episodio quello che faremo è andare in città. Perché io voglio andare assolutamente in città. Così almeno scopriremo un po' la casa d'aste e quant'altro. Spero, ripeto, che questi episodi vi stiano piacendo, che questo gioco vi stia piacendo. Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, è importante. Cercheremo di comprare, abbiamo anche qualche soldo, quindi cercheremo di comprare anche qualcosina magari. Ok, mettiamoci la peonia allora qui dentro. Perfetto. E ci volevo mettere anche... Ok, ci siamo, prima di salutarci per bene. Il... no, la parte meccanica non la vendiamo, ma anche no. Dov'è che avevo... Tipo, le fibre vegetali, no? Se io le vendo, quanto mi dà? 2? 4, 6, 8, 10, quindi così facciamo. Ok, almeno abbiamo qualcosa da vendere. Stasera, quando arriverà il tizio, alle 6 venderemo cose. Quindi, bene così, spazioliamo un'altra volta lui, che gli piace, e anche il nostro pulcino. Perfetto! Tra l'altro, devo dare da mangiare al pulcino prima che me ne dimentichi, sennò succede un casino. E più che altro devo vedere anche come cucinare sto pesce spada. C'è un botto di roba da fare! Porca miseria! Troppa roba! Comunque, vi ricordo se vi va di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto di condividerlo sui vostri social, ovviamente se vi va, se vi fa piacere, così mi date una mano a crescere come canale. E nel prossimo episodio scopriremo anche che cos'è questo e come fare a toglierlo di mezzo. Forse il nostro pulcino ci riesce. Lo so, proveremo la prossima volta. Ciao ragazzi! Un pozzo! Un pozzo! Ah, serve per riempire qui l'annaffiatoio, perché... Fighissimo! Ma quindi c'è roba da esplorare! Alla prossima!